Dopo la disfatta di Iesi, il tecnico Ronchi aveva chiesto ai suoi una reazione importante ed è stato pienamente accontentato. Con una prestazione coriacea, ma allo stesso tempo di qualità, il Chieti batte 3-1 un buon Campobasso e si riporta soli 3 punti dal terzo posto. I lupi molisani vedono arrestare la loro ascesa in classifica, subendo il controsorpasso della San Benedettese al terzo posto. Non è bastato il sostegno di diverse centinaia di tifosi accorsi dal Molise e che si sono purtroppo distinti per una sequenza interminabile di petardi esplosivi. Sia inizio gara. Ronchi ripropone un 3-4-3 con il rientro di Esposito e con Diop centravanti al posto dell'acciaccato Broso in panchina. Nel campo basso out Marinucci, Palermo e Nicolai, in campo gli ex Vitone e Miani. La partita sin dalle sue prime battute si mostra piacevole, con due squadre che hanno voglia di superarsi. Il Chieti è arrembante sulle fasce, ma alla fine i lampi decisivi hanno sempre come protagonista l'ex Vittorio Esposito, che al quarto d'ora tira fuori una funambolica serpentina inducendo al fallo Scudieri. Parrella di Battipaglia decreta il calcio di rigore che lo stesso fantasista piazza all'incrocio. 1-0 e doppia cifra di gol per Esposito. Al 19° la risposta del Campobasso con Miani che allarga per Todino. Placidi respinge coi pugni. Per il Campobasso non è facile sorprendere l'attenta retroguardia teatina. Dal canto suo la squadra di Ronchi mette in mostra una buona manovra con Giron quasi attaccante aggiunto sulla sinistra. Al 40° fiondata di Del Grosso per Esposito, il cui diagonale mette in difficoltà Conti. La punizione dello stesso Esposito fa scendere il sipario sul primo tempo. Il secondo si riapre con il Chieti in apparente controllo delle operazioni. Al 7° anzi Orlando, buona la sua partita, si districa bene in area di rigore, ma Conti sventa. Contestualmente Vullo si affida a Vitelli, l'uomo che svolta le gare dalla panchina. Ma serve un errore di Placidi per spianare la strada al pari del Campobasso. Il tiro di Miani è forte ma parabile. Placidi interviene goffamente e si fa infilare. 1-1 e 12° gol per Simone Miani. Il gol carica il Campobasso, anche se il Chieti non si fa schiacciare, anzi reclama un altro rigore per il contatto Dragone Del Grosso al 18°. Vitelli però una spina nel fianco e dà il là a tante minacce. Un suo cross innesca la rovesciata di Todino, alta. Si ripete Vitelli con l'assist per La Penna al 27° e soprattutto per Todino al 28° che in corsa non ha la mira giusta e spreca. Nel frattempo del Chieti dentro Broso che al 29° riceve da Prinari e chiama Conti alla gran parata. Le squadre sono lunghe e le occasioni fioccano sui due fronti. L'equilibrio si spezza definitivamente al 35°. Bella azione del Chieti, cross di Orlando, velo di Esposito e destro preciso di Broso che fa esplodere la tribuna dell'Angelini. E il colpo partita, il quarto sigillo del centravanti che uscirà subito dopo per un problema muscolare. E il suo sostituto Laxir firmerà al 42° il gol del definitivo 3-1. L'assist neanche a dirlo di Vittorio Esposito che al 44° si prenderà gli applausi scroscianti dei tifosi neroverdi. Il Chieti è tornato e con esso ritrovate le chance playoff. Campobasso sconfitto ma non ridimensionato. Quando si perde 4-0, al di là poi dei problemi, passi sempre una settimana abbastanza brutta e pesante. Invece i ragazzi si sono allenati bene questa settimana, li ho visti molto concentrati e determinati da martedì, perché è una sconfitta che non ci voleva. E oggi la cosa che ho chiesto a loro principalmente era una grande prestazione. Poi il risultato tante volte non è figlia della prestazione, anche nella partita d'andata dove abbiamo fatto una grande prestazione e non abbiamo vinto. Quindi però oggi era fondamentale tornare a fare una grande prestazione, soprattutto dare un segnale che noi non siamo quelli di Iesi e che siamo una squadra ancora viva e che vogliamo far bene fino alla fine. Ma non ci può essere, non possiamo accontentarci della buona prestazione. Noi oggi abbiamo... Per la cronaca diciamo sì, ma senza dubbio, noi io ho visto una gara volitiva, una gara vogliosa, è chiaro che loro erano molto più presenti nei rimbalzi, nelle palle mezza e mezza arrivavamo sempre prima di noi, però è vero e pure che dopo il gol subito ci siamo riorganizzati. All'inizio del secondo tempo mi sembra che la squadra abbia messo lì, con l'entrata di Vitelli oltretutto abbiamo creato 3-4 occasioni che non possono essere sprecate tutte,